Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda parte di un evento unico in Italia, possiamo dire unico in Italia, una mostra collettiva dedicata ai 150 anni dalla nascita di Alfred Stieglitz. Prima della presentazione che faranno assieme a me anche il curatore e la direttrice artistica dell'evento, partiamo subito con il botto. E il botto è una performance, l'evento collaterale clou di questa seconda mostra. Alle mie spalle avete già pronta la protagonista, che è Adele Lofeudo, che sarà coadiuvata da Manuela Partenzi e presenterà una performance dal titolo Dolce Sollievo. La performance sarà introdotta da un testo intitolato Io amo di Stefano Maria Baratti, che sarà interpretato dall'attore Francesco Moschini. Raccomando a tutti il massimo silenzio per gustarvi nella maniera migliore questo affascinante momento. Grazie. Dite. 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 Io amo. Dite. Dite io amo. Mai detto? Davvero mai detto? Ditelo. Io amo. Io amo. Io amo. Io amo. Provate. Ditelo. Io amo. Pindaro, il grande Pindaro, dice nei Misteri Eleusini: beato colui che, avendo visto quello che entra sottoterra, conosce la fine della vita e conosce il principio nato da Zeus. Io amo. Provate. Io amo. Ma un io amo nascosto, sottratto ad ogni tradizione, ad ogni evento misterico, ad ogni altare, rito, purificazione, una tragedia. Io amo il cerchio, io amo il cuore, amore come fiore che sboccia. C'è un messaggio da decodificare, una dimensione parallela, un universo parallelo. Io amo. Stringhe, corde, vibrazioni. Io amo meccanica quantistica, teoria del tutto. C'è un disegno, una griglia da interpretare che ci conduce per mano alla scoperta della nostra essenza autentica e nascosta, rivelazione vivificatrice dell'esistenza. Provate. Anche dentro di voi, provate a dire io amo. C'è un punto della corda utilizzata per iniziare la vibrazione, l'influenza dell'onda che forma il movimento, la vibrazione che inizia vicino al centro di un cerchio, musica delle sfere, una danza estatica. Io amo, una trance guidata ed evocata da sacerdoti e sacerdotesse, sciamani e ierofanti. Io amo. C'è un rito magico.
una iniziazione alla purezza dei sentimenti che è l'eternità dell'amore. C'è sia nella galleria del museo, nel tempio come nel santuario, uno spazio sacro che l'osservatore attento non manca mai di cogliere. E anche il motivo dell'ambivalenza iconica di un fiore. Io amo un simbolo di purezza, un fiore che sboccia, una linea armoniosa, morbida, vulnerabile, dal contorno increspato, una solitudine contemplativa. Io amo il silenzio che precede la creazione. Provate. Ora, dentro di voi, io amo. Io amo. È impercettibile all'orecchio umano una funzione catartica, l'amore per la gioia, l'estasi, la trance. Lo scatenamento trattenuto dei sensi, il vino del Dioniso Bacchico. Io amo la contemplazione, il distacco. C'è lo specchio del Dioniso Orfico, Esoptros, che conduce alla vita oltre la vita. È uno specchio come immagine principe della consapevolezza e della riflessione. Io amo nel vivente, io amo nel dionisiaco, io amo perché, a differenza della mia pittura o della mia poesia o di altre arti, il mezzo espressivo sono io. Lui, lei, noi, voi, loro, uomini e donne in carne ed ossa, un respiro, io amo, un'anima, contemplazione, lo spettatore mirans e occhio contemplante, e testimone di vita e di morte. Io amo. E vi offro il mantra di devozione dell'anima in una avvertibile costellazione di emozioni. Ecco, forse l'indicibile oggetto che nei misteri l'uomo trova dentro di sé, che lo conduce alle soglie del luogo delle iniziazioni lungo la via sacra e che tuttora conduce ad Eleusi e che si srotola nell'assordante tessuto urbano, è un messaggio avvolto fra monumenti, incastrato fra le pietre delle metropoli, un percorso incontaminato dalla diversità dei popoli, dello spazio e del tempo, e che ripete: io amo, io amo, io amo. Provate. Provate a dirlo a voi stessi. Provate a dirlo a qualcuno che vi è vicino. Ma provateci. Ditelo. Io amo.
Non è l'amore, forse un'illusione, la speranza di trovare qualcuno da poter amare, che, come te, riflesso, all'incontrario incarni ciò che tu non sei, ciò che tu non hai. Dolce sollievo, dunque, ai dolori della vita. E perciò dico, io amo.
bene a Maurizio per lo spazio, a Marco per la presentazione, a Francesco Moschini per la bellissima interpretazione, a Stefano Maria Baratti, senza il quale testo io amo, tutto il resto non avrebbe avuto lo stesso significato, a Manuela Partenzi, amica e designer, tutti gli abiti sono realizzati da lei su idea mia, ma lei realizza tutto, è bravissimo. Grazie. Grazie.